Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo in primo piano parlando di Autostrade per l'Italia che ha accolto la richiesta della Regione di sospendere i lavori sul tratto abruzzese della A14 nei 2 mesi estivi al fine di evitare code e disagi. Il presidente Marsilio questa mattina è però tornato a chiedere l'istituzione della terza corsia. Paolo Renzetti. Con una nota ufficiale Autostrade per l'Italia ha comunicato al Presidente della Regione Marco Marsilio e al Sottosegretario alla Presidenza Umberto D'Annuntis che verrà effettuato il fermo dei cantieri di lavori lungo il tratto abruzzese della A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo dal 24 giugno al 6 settembre. È stata così favorevolmente accolta la richiesta avanzata dalla Regione Abruzzo al fine di evitare code e i rallentamenti lungo il tragitto autostradale in occasione delle prossime vacanze. Apprezziamo l'impegno preso da ASPI al fine di garantire sicurezza e percorribilità dell'autostrada nel momento di maggiore traffico. In occasione del ponte del 2 giugno e dell'esodo estivo, hanno commentato Marsilio e D'Annuntis con il presidente della regione che questa mattina nel corso di un convegno che si è tenuto a San Benedetto del Tronto è tornato a chiedere con forza ad ASPI la terza corsia sul tratto abruzzese della A14. La terza corsia io la considero un progetto fondamentale perché è inutile discutere dell'ammodernamento di questa arteria quando è ormai palese che è sottodimensionata rispetto alle esigenze di traffico, che ne dicano spesso e volentieri i tecnici di Autostrade. È evidente che basta un piccolo rallentamento, un piccolo intoppo e si creano decine di chilometri di coda, è il risultato di un'arteria vecchia e superata. Un anno fa quando abbiamo discusso dei lavori in corso sull'autostrada ci è stato presentato una prima bozza di progetto per portare la terza corsia almeno fino a Pescara in questa prima fase. Chiederò conto anche approfittando di questa seduta per capire se quel progetto è rimasto nel cassetto o se Autostrade per l'Italia sta prendendo sul serio la spinta dei territori e anche l'indirizzo che gli diede il Ministero di andare avanti su questa progettazione e di inserirla nel loro piano delle opere. Più di una scuola su 4 è vetusta. Arrivano ora i fondi del PNRR. Secondo la fondazione Open Policy, il 21,8% delle scuole abruzzesi è stato edificato oltre 50 anni fa. Le opere di messa in sicurezza saranno realizzate con i fondi del PNRR, 81 gli interventi già finanziati. Giuseppe Dintino. In Abruzzo più di una scuola su 5 ha almeno 50 anni e il dato è superiore alla media nazionale. Gli ultimi dati risalgono al 2018, quando in Italia furono censite 7.161 scuole vetuste su circa 40.000, una percentuale pari a quasi il 18%. In Abruzzo invece il numero sfiora il 22%. Tra le province è quella dell'Aquila a detenere il record abruzzese di edifici scolastici statali con più di mezzo secolo d'età, sono il 24,6% del totale. Seguono la provincia teatina con il 22,6%, quella di Pescara con il 22% e quella di Teramo con il 18,3%. L'occasione per la messa in sicurezza è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui 18 miliardi di euro sono destinati al Ministero dell'Istruzione, che dovrà attuare 6 riforme e 11 investimenti. Riguardo l'edilizia scolastica, 81 interventi di riqualificazione sono già finanziati e i fondi europei per la messa in sicurezza delle scuole abruzzesi sono ripartiti tra le diverse province e i diversi comuni. Nel pescarese arriveranno 33 milioni e mezzo, è la provincia che ne beneficerà di più. Alla provincia di Chieti invece oltre 31 milioni, 24 a quella di Teramo e più di 14 a quella dell'Aquila. Tra i diversi comuni è quello di Pescara che riceverà più denaro per i lavori sulle scuole, 15 milioni e mezzo. Atri ne riceverà quasi 9 e 6 e mezzo Giulianova. Per quanto concerne gli altri capoluoghi di provincia, Teramo avrà più di 6 milioni, 3 l'Aquila e 2 e mezzo Chieti. L'Aquila però beneficia anche dei fondi post-sisma. A 13 anni dal terremoto, ricorda l'osservatorio, quasi tutte le scuole aquilane sono ospitate ancora in moduli provvisori. Vi sono poi nel PNRR 800 milioni per la realizzazione di 195 nuove scuole sul territorio nazionale. Di questi oltre 30 milioni sono per l'Abruzzo, dove verranno costruiti 6 nuovi complessi a Villa Alfonsina, a Vasto, a Fara San Martino,
Urbino, all'Aquila, a Montesilvano e a Roseto degli Abruzzi. E siamo al bollettino del Covid, sono 1391 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 1060 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi, si tratta di un 94enne e di un 79enne della provincia di Chieti e sale così il bilancio a 3.255 deceduti. 292 pazienti, il meno 12 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 9 in terapia intensiva, mentre gli altri 30.504 sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.212 tamponi molecolari e 6.828 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 13,8%. E andiamo avanti con l'emergenza di pediatri nel Pescarese, che è una vera e propria emergenza nei comuni della Val Pescara e dell'area Vestina. I disagi proseguono con i genitori che chiedono alla Regione di fare i passi necessari. Intanto interviene a proposito anche il PD. La Sioli, ci sono delle novità per quanto concerne questa annosa vicenda della carenza di pediatri di libera scelta in Val Pescara e ora la palla ancora di più passa alla Regione? Sì, perché dal 28 di aprile c'è il nuovo accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta che prevede delle importanti novità. Sintetizzo in particolare l'articolo 30, il nuovo rapporto ottimale, che prevede una serie di deroghe per la morfologia del territorio, e noi parliamo di Val Pescara dove ci sono 13 comuni anche distanti tra di loro, ma parliamo anche dell'area Vestina, l'ambito vestino di 11 comuni, in entrambi ci sono due pediatri per tantissimi bambini, con difficoltà dei genitori di spostarsi con i bambini ammalati da una parte all'altra, con l'impossibilità anche di pediatri di far fronte a tutti questi bambini perché raggiungono spesso, normalmente, il limite massimo dei bambini. Questo prevederà delle deroghe possibili, sia nell'accordo integrativo regionale, sia a livello aziendale, semplicemente con un confronto con i sindacati di categoria. C'è un problema però, questo per una norma transitoria entrerà in vigore al massimo tra 18 mesi. Noi oggi vogliamo chiedere invece all'assessore Verì, sulla base dell'accordo del 2005 e sulla base di quello che prevede questo per il futuro, di fare veramente un'operazione verità, di chiedere delle deroghe che sono consentite in tutte le altre regioni, anche per questi due ambiti, quelle della Val Pescara e della Vestina, e consentire quindi un terzo pediatra. La novità è che è entrato in vigore il nuovo accordo collettivo nazionale. Questo nuovo accordo prevede che la regione, laddove ci siano i presupposti, possa individuare delle carenze in base anche al territorio in questione, senza dover necessariamente attendere la risposta dei sindacati, che è la giustificazione che finora ci è stata data dall'assessore. Adesso l'assessore, se vuole, può darci un nuovo pediatra, perché noi la problematica l'abbiamo ampiamente dimostrato di avercela, quindi può darci questa soluzione senza necessariamente dover attendere la risposta di sindacati, cioè bisogna chiedere un parere assolutamente come prevede l'accordo nazionale, ma non è un parere assolutamente vincolante. L'amministrazione comunale di Chieti ha accolto e ha anche vaccinato le famiglie ucraine giunte in città dai giorni successivi allo scoppio del conflitto in Ucraina, ma si continua ad inviare aiuti anche agli ucraini che sono rimasti in patria tramite i viaggi di padre Anatoli, il parroco della chiesa del Patriarcato di Costantinopoli che si trova a Chieti Scalo. Continua l'accoglienza dei profughi ucraini a Chieti. Una filiera istituzionale ben collaudata e organizzata tra prefettura, comune e questura ha consentito di essere una delle prime città in Italia ad accogliere cittadini ucraini scappati dalle terre in cui si continua a combattere. Fondamentale è stato l'aiuto delle associazioni di protezione civile che hanno contribuito anche alle somministrazioni dei vaccini.
queste persone, queste povere famiglie, soprattutto rappresentate da madri con figli, sono state subito accolte, identificate per chi ha voluto sottoporsi al vaccino, anche vaccinate nello stesso giorno e nello stesso luogo, precisamente alla palestra di Colle dell'Ara, e poi collocate o in appartamenti privati oppure nei due alberghi maggiori che abbiamo sul territorio cittadino, il Parco Paglia e il Grande Albergo Abruzzo. All'incirca sono un centinaio di persone a tutt'oggi, con un 20% di bambini che oggi vediamo felicemente giocare in questa palestra di Pala Santa Filomena. E per quanto riguarda invece i prossimi step, come si sta lavorando in direzione futura? C'è sempre l'organizzazione messa in atto da Padre Anatoli che si affianca alla vostra? Sì, senz'altro, un ringraziamento a Padre Anatoli che riesce a far arrivare gli aiuti sotto tutti i punti di vista, alimentari, vestiari, medicinali, fino a Kiev. E per quanto riguarda invece le postazioni che teniamo aperte a Chieti, sotto l'egida e la sorveglianza delle associazioni di protezione civile, ho dato l'input di mettere da parte questi aiuti, sia appunto alimentari che di vestiti, per coloro che sono nella nostra città e che comunque cominciano ad avere necessità di tutto. CISL e UIL fanno il punto sul lavoro. I rappresentanti delle due sigle sindacali questa mattina hanno incontrato la stampa per fare appunto un punto sulle problematiche di lavoro in alcuni supermercati e negozi di Pescara. Sentiamo com'è andata. Iniziando da Conad, non è solo un fattore umano. Noi già come Fisascat, ma anche la UIL Tux, i colleghi della UIL Tux, avevamo già espletato numerose vertenze negli anni, quindi eravamo a conoscenza del clima che si vivevano i lavoratori in quel luogo di lavoro, ma oggi dobbiamo rivendicare anche spettanze retributive sottratte ai lavoratori attraverso inquadramenti errati o ore non pagate di lavoro, perché purtroppo c'è stato anche questo. Per quanto invece riguarda Combipel, praticamente è stata acquisita da un fondo interbancario, un'azienda canadese che si sta specializzando in acquisizioni rispetto all'abbigliamento in generale, e quindi adesso ci dovremo preoccupare in maniera imminente di quello che è il futuro occupazionale di questi lavoratori. Perché? Perché il nuovo fondo ha già detto che rispetto alle 1408 maestranze che oggi sono occupate in Combipel non riesce a garantire l'interezza dell'occupazione. Quindi questo per noi è sinonimo di preoccupazione, anche perché noi abbiamo in Abruzzo diversi punti vendita Combipel, quindi sappiamo già di dover affrontare una vertenza che è già sul tavolo nazionale e che inizierà a breve. Ci tengo a ribadire che fino alle 18 del pomeriggio Combipel ha negato l'acquisizione e 45 minuti dopo ha detto sì, è vero. Abbiamo un'altra questione, quella della Migro, dove abbiamo appena ieri avuto la piacevole notizia di aver vinto due sentenze, una per attività antisindacale nei confronti di un nostro rappresentante sindacale, ritenuto inidoneo, spostato dall'azienda a Catania, e in più abbiamo avuto una reintegra rispetto a un licenziamento allo stesso, quindi siamo riusciti a preservare quella che è la dignità e dell'attività sindacale, ma soprattutto del lavoratore. E Genem si trasferirà a Città Sant'Angelo, nei locali dell'Iper, del centro commerciale Iper, lascerà quindi però Pescara. Adesso la nostra preoccupazione è garantire quella nuova metratura, perché su Pescara era un'importante metratura, garantire il passaggio occupazionale interamente, che ha già visto delle emorragie nei Genem a Pescara negli ultimi due anni, garantire l'intere risorse umane nel trasferimento a Città Sant'Angelo. Non sarà facile neanche qua, ma speriamo insomma che l'azienda ci sia di supporto rispetto a un investimento nel trasferimento. Quindi siamo anche ottimisti.
Allo stesso tempo quegli stessi locali che abbandonerà Igenem in corso Vittoria a Pescara dovrebbero essere occupati da OVS che passerà da una parte all'altra di corso Vittorio. Piano riserva velino, consiglio straordinario a Magliano dei Marsi, comune dove si è svolto questo incontro a proposito di regolamento e piano di gestione della riserva orientata Monte Velino. Apprensione nelle comunità vista la rigidità delle norme previste. Uno strumento regolatorio che impatta fortemente sulle attività sia socio-economiche che di carattere turistico del nostro territorio. Queste indiscrezioni che ci sono state fornite ufficialmente e che abbiamo avuto modo di visionare insieme anche ai portatori di interesse in generale prevedono delle restrizioni che dire forti è ben poco, chiaramente stravolgono un modus di vivendi della montagna che va avanti da 35 anni, oggi chiaramente impattano in questo modo forte e noi non potevamo far altro come titolari del territorio ma anche come portatori di interesse vasti, diciamo, rappresentiamo sia le associazioni degli allevatori, sia gli escursionisti piuttosto che i camminatori in generale, fare il punto su questa situazione in un contesto così istituzionale ma comunque che dà la possibilità a chiunque di prendere la parola e manifestare il proprio punto di vista. Credo che i comuni, i territori, i portatori di interessi debbano essere ascoltati, quella è la base su cui poi si fa una pianificazione. Nello specifico questo non c'è stato, quindi siamo qui a fianco delle amministrazioni comunali, dei portatori di interesse per avere una posizione condivisa, ma sono convinto che ci sarà massima disponibilità di ascolto. Noi come Regione ci siamo già mossi chiedendo al Ministero, anche perché c'è un po' di convisione e vuoto normativa sulle procedure specifiche per poter diciamo così, adottare questo tipo di piano. Abbiamo chiesto anche una proroga per quanto riguarda le osservazioni e quant'altro, ma sono convinto che al di là dei formalismi ci sarà la voglia e la volontà di ascoltare ciò che sono le esigenze del territorio e coniugare gli interessi generali della salvaguardia dell'ambiente, ma anche e soprattutto quello di lasciare e dare l'opportunità alle popolazioni di poter vivere le proprie terre. Un regolamento che riguarda la riserva del Velino che è stato definito troppo severo, diciamo così, che in qualche modo va a vincolare anche le attività turistiche che si fanno su questo territorio, c'è volontà da parte delle amministrazioni comunali di azzerare tutto, ripartire da capo, questa è la soluzione, può essere una strada? Questa è la strada perché bisogna concertare con gli organi che controllano la riserva e trovare dei punti d'incontro, perché con questo regolamento praticamente viene vietato totalmente a un numero piuttosto consistente di aziende di poter usufruire dei pascoli montani. È andata deserta la vendita all'asta dell'ex casa di riposo di via Ara Pietra e così il centro-sinistra di Pescara chiede che la giunta Masci torni indietro sulla scelta di vendere lo stabile per realizzare palazzine private. Sentiamo. È andata deserta l'asta per l'ex casa di riposo di via Ara Pietra e proprio in queste ore, Gianpietro, voi avete fatto una proposta all'amministrazione comunale, quale? Di fermare le macchine e di ripensare sulla vendita di questo sito per farci delle case private. Questo è oggi l'obiettivo della giunta, questo è il senso dell'avviso dell'asta pubblica che appunto ieri alle 13 è andato deserto. Chiediamo che ci si ripensi per due ragioni: uno, perché ora andare avanti sull'asta vorrebbe dire svendere il bene pubblico a prezzi sicuramente di saldo e non è sicuramente un bene per la città. Due, perché sono subentrate in queste settimane e anche in questi giorni delle possibilità per ristrutturare a costo zero per il comune quel sito e farci delle strutture pubbliche. Abbiamo già detto in passato che sarebbero usciti, come appunto sono usciti molti bandi per fare delle scuole, esattamente con la destinazione urbanistica che prima aveva questo sito, prima che la giunta Masci facesse questo regalo, questo aiutino del tutto inutile poi a fini concreti per vendere l'immobile. E proprio in questi giorni nella cabina di regia sul PNRR abbiamo saputo che il comune sta cercando un sito per realizzare una struttura per anziani, chiaramente la candidare al PNRR. Quindi questa è l'occasione a nostro giudizio perfetta per una rinascita del sito in via Ara Pietra, chiaramente con fine pubblico. Noi già in passato abbiamo detto che eravamo appunto contrari alla scelta di cambiare la destinazione d'uso di quel sito per realizzarvi delle palazzine private, torniamo alla carica dicendo che siamo disponibili a rinunciare a qualunque tempo regolamentare previsto appunto dal regolamento del Consiglio Comunale se questo può essere utile per agevolare l'iter in Consiglio Comunale. Siamo disponibili da subito a sederci, disponibili a rinunciare ai tempi del Consiglio Comunale purché ci sia questa possibilità.
E voltiamo pagina. Alunni ed ex alunni dei licei artistici di Chieti, Lanciano e Vasto hanno ritirato in prefettura i premi in palio per il concorso Musei e Natura Sorgenti dell'Arte. Borse di studio e buoni acquisto, i doni che sono stati dati dal prefetto di Chieti. Per promuovere tra i giovani l'amore per l'arte nelle sue varie forme con un occhio rivolto al mondo contemporaneo, nasce a Chieti il concorso Musei e Natura Sorgenti dell'Arte, riservato agli studenti ed ex studenti dei licei artistici di Chieti, Lanciano e Vasto. Il premio nasce da una collaborazione tra Prefettura di Chieti e le dirigenti Paola Di Renzo del liceo artistico Nicola da Guardia Grele di Chieti, Patrizia D'Ambrosio del liceo artistico Palizzi di Lanciano e Anna Orsatti del Pantini Pudente di Vasto. I premi sono stati assegnati da una commissione composta dal maestro Luciano Primavera e dalla titolare dei laboratori del Dipartimento di Lettere della D'Annunzio, Cristina Ricciardi, insieme al presidente della Fondazione Immagine, Luciano Di Tizio. Per la sezione pittura, premiati Francesca Nicolai, Asia Consorte e Francesca Iammarino. Per la sezione libera espressione, premi a Serena Menna, Lisa Torello, Nicolò Salvatore, Stefano Bellante e Anna Barbati. Premio speciale giuria migliore attinenza al tema è andato ad Alessia Tatasciore del liceo artistico di Chieti per l'opera Naturally Impressive. E oltre alle segnalazioni di merito, targhe speciali sono state assegnate a Sofia Sirolli, Giacomo Rapposelli ed Emily Maccione. E siamo allo sport. Domani sera, serata di ritorno per il Pescara, che andrà a Salò con un solo risultato utile per la qualificazione. Al Delfino occorre vincere per poter accedere ai quarti di finale. Buona notizia dalla Corte d'Appello, che ha accolto il ricorso biancazzurro contro le due giornate di squalifica a Dursi. L'esterno d'attacco dunque sarà regolarmente a disposizione. Problemi a centrocampo per Zauri con soli 3 interpreti e con qualche dubbio davanti. Fischio d'inizio alle ore 20:30 di domani, arbitra Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. Il servizio è di Jacopo Forcella. Ricorso accolto, Eugenio Dursi sarà a disposizione domani sera contro la Feralpi Salò. Dopo il rosso rimediato col Gubbio, la Corte d'Appello ha accolto il reclamo del Pescara, difeso dall'avvocato Flavia Tortorella, contro le due giornate di squalifica. Dunque, meno problemi davanti per Zauri, che coi Cerotti a centrocampo sogna l'impresa a Salò, che varrebbe i quarti di finale dei playoff di Serie C. Non sarà semplice, perché il 3-3 dell'andata non lascia molte strade ad un Delfino che in riva al Garda dovrà solo vincere per ottenere il pass al turno successivo, nel quale entreranno anche le seconde classificate nella stagione regolare. Il dubbio davanti è relativo soprattutto a chi sarà la boa centrale. Ferrari infatti non è al meglio, la prestazione di domenica sera all'Adriatico Cornacchi in gara 1 ne è la dimostrazione lampante, mentre Cernigoi in questo frangente sembra baciato dalla buona sorte e da una condizione invidiabile. L'ex Seregno potrebbe partire dal primo minuto, con Ferrari pronto nel caso a dare una mano a partita in corso. A centrocampo invece le squalifiche di Pompetti e Derisio obbligano Zauri ad avere soltanto 3 interpreti a disposizione: Memusciai, Diambò e Pontisso. Da valutare se il tecnico deciderà di schierarli tutti e 3 mantenendo l'assetto consueto. Questo però priverebbe l'allenatore di una possibilità di cambiare o in ogni caso di farlo rimescolando le posizioni in campo. Le ultimissime sedute hanno evidenziato la prima ipotesi, con Memusciai playmaker e le due mezzali. Dietro, con Sorrentino tra i pali e senza l'infortunato Drudi in difesa, dovrebbe rivedersi lo stesso pacchetto di domenica, con Zappella in zita sulle corsie laterali e con Janes e Ingrosso cerniera centrale. Nel tridente, con Dursi a disposizione, Delle Monache, entrato benissimo nella gara di andata, si candida prepotentemente per una maglia anche in corso d'opera, considerando che il giovanissimo esterno si aggregherà alla nazionale Under 17 solamente dopo la trasferta in terra lombarda di domani sera. Già nella mattinata di venerdì, infatti, il giocatore del Pescara si unirà agli azzurrini del commissario tecnico Corradi prima di partire alla volta di Israele, sede dei prossimi europei di categoria, che vedranno l'Italia in campo lunedì contro i Parità tedeschi. In casa Feralpi Salò invece sembra rientrato l'allarme relativo alle condizioni del portiere De Lucia. L'estremo difensore dovrebbe farcela, in caso contrario pronto il 12° Liverani, ex portiere del Celano. Per quanto riguarda Luppi, fuori per infortunio nella gara di andata, dovrebbe recuperare per la panchina dopo aver saltato gara 1. La difesa dovrebbe essere confermata, anche se Stefano Vecchi sta valutando l'impiego dal primo minuto di Eros Pisano al centro.
In quel caso a fargli spazio potrebbe essere Legati, in rete domenica nella partita di andata per quel 3-1 che aveva illuso la Feralpi Salò prima della rimonta biancazzurra. Al Pescara però serve una grande notte per ribaltare un pronostico che, complice il risultato dell'andata e le assenze, pare pendere dalla parte della Feralpi. Pare appunto, perché il Delfino ha già mostrato di avere risorse inaspettate da tirare fuori al momento giusto e giovedì sera sarà il momento più giusto possibile. E siamo alla Serie D, terz'ultima giornata nel girone F, pareggio al Mariani Pavone tra Pineto e Chieti. A Fabrizi risponde Romano sul rigore. Sugli altri campi, successo esterno per la Vastese col Trastevere, pari per il Castelnuovo in extremis col Porto d'Ascoli. Perde il Nereto con il Vasto Girardi e cade anche il Notaresco a Monte Giorgio. Per il rossoblù di Epifani, quinta sconfitta consecutiva e adesso c'è da conquistare la salvezza. Intanto riviviamo la sfida tutta abruzzese del pomeriggio tra Pineto e Chieti. Si dividono la posta in palio al Mariani Pavone, Pineto e Chieti, termina 1-1 a Fabrizi nel primo tempo, risponde Romano nella ripresa, il Pineto conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa, Notaresco con l'unica variante di Galeano a centrocampo in luogo di Caprioli che parte dalla panchina, conferma in avanti per la coppia Romano, Barlafante nel Chieti, squalificato Bassini, tornano in campo dal primo minuto Mariani, Pietrantonio e Mele, in avanti Orlando preferito a Eluasni, primo tempo di marca teatina, prima emozione della partita all'ottavo con una bella azione in verticale del Chieti, finalizzata in diagonale da Orlando che sfiora la rete del vantaggio dopo il lampo iniziale dei neroverdi, fase di studio tra le due squadre che si neutralizzano a vicenda, le due compagini giocano contratte, importantissime si fanno le palle inattive come quella calciata dal limite al 29esimo da Mele, la bella girata del centrocampista e l'altrettanto bella respinta in tuffo di Mercorelli che risponde presente, e sempre da calcio piazzato arriva la risposta del Pineto al 33esimo con Minincleri che scavalca la barriera e chiama all'intervento in tuffo Forti che respinge coi pugni e fa il pari con l'estremo biancazzurro, quindi alza il baricentro il Chieti che nel finale di primo tempo al 40esimo sblocca la contesa con un gran colpo di testa del solito Fabrizi che raccoglie il cross perfetto di Siragusa e insacca la girata là dove Mercorelli non può arrivare, firmando il 15esimo gol stagionale. La ripresa si apre col Chieti in avanti dopo 3 minuti e mezzo, ancora una conclusione ospite da fuori, questa volta è Verna a provare la botta che termina oltre la traversa, al 6esimo la risposta del Pineto con un calcio di punizione di Minincleri che prova a sorprendere Forti sul proprio palo ma la sfera termina al lato, al 9esimo possibilità di contropiede per il Chieti, ribattuta la conclusione di Mariani, la sfera arriva a Mele che da fuori calcia di poco alto, al 12esimo il Pineto pareggia i conti, Minincleri tenta la girata in area e trova un fallo di mano di Mele sanzionato dal direttore di gara con la massima punizione, Romano implacabile dal dischetto angola la traiettoria, Forti intuisce ma non ci arriva e la sfera si insacca a fil di palo per l'1-1, le due squadre si danno battaglia ma senza riuscire a creare grossi pericoli nella fase centrale della ripresa, al 40esimo insidioso corner di Pezzotti con Del Mastro in agguato anticipato dalla difesa teatina proprio al momento dell'incornata, nel finale non accade più nulla, Pineto e Chieti non si fanno male al termine di un match equilibrato in attesa del rush finale di stagione. TV6 fa sapere che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e per il referendum del solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi in via Nazionale Adriatica 26 al numero telefonico 085 93 00 20 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione di messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale. È tutto per questa edizione, io mi fermo qui, vi ricordo che i contenuti del TG sono consultabili anche sulla pagina di TV6 su YouTube e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata.